Ok. Quindi la perplessità e la velocità di realizzazione? Vi siamo aperti altri mondi? Non è difficile, voglio dire, non è un software difficile da gestire. Facciamo di calcolare questi 10 secondi, ma ha quasi terminato. Il secondo terreno non gli ho dato materiale, me lo sono dimenticato, ma anche apposta, così vede le differenze. Ma dandogli lo stesso, lui gli dà continuità, se volete. Ok. Ma il primo software intestabile è stato tipo Terra, cioè io ricordo a memoria solo quello, tra i primi. Terragen è stato il precursore, ci hanno fatto la sequenza di terraforming di Star Trek 1. Quindi sì, lui è il primo, cioè è stato sviluppato per fare questo tipo di cose. Ragazzi, questo è francese, quindi non è, è uno dei pochi software che non viene dagli Stati Uniti. Prettamente, ok. Guardate un po' lì sotto, lo sposto un po' di più. Ok, quindi l'indicazione può essere quella che date le cose generali di un software, poi magari posso andare direttamente su quello specifico in qualche modo. Sì. Solitamente lui vedete che lo vedete dalla spazialità dei keyframe, sono questi. Suddivide la traiettoria all'incirca con lo stesso numero di. Quindi poi ho messo standard, volendo puoi fare anche cose più asperità. Interessante è tipo il movimento di motoscafo, se magari lo vuoi vedere l'isola da fuori, e quindi dà un po' lo sciabordio delle onde o cose di questo genere. Ragazzi, notate anche questa cosa qui, c'è una robettina in basso che dove dice 0, 500 metri, 1 chilometro, quindi è la scala metrica. Tiene sempre presente. Questa l'hanno aggiunto nelle ultime due versioni. In precedenza era tutto molto aleatorio, la scala massima. Cioè abbiamo questo problema ancora con maglia, che non ha misurazioni precise, ha unità maglia. Invece su Max avete centimetri, millimetri per benino. Su maglia questo è un grosso problema. E spesso portiamo la sfera di 1 metro di diametro da Max dentro maglia per mettere a posto la metrica. E non si sa perché ragiona sempre in unità sue interne, che sei tu che devi rapportare al mondo esterno. Proprio perché i software sono diversi, uno un po' più architettonico misuro, l'altro un po' di meno, un po' più aleatorio. Vabbè. Scelte. Ok. Ci sta tantissimo, però penso che vi possa bastare come cosa, anche quello di permutare, cambiare e fare roba, se no non ce la facciamo neanche. Sì, è facilissimamente, però te lo dico senza fartelo vedere, se no non ce la facciamo. No, come vuoi. Sì, solo che è nascosto. E sapete dove? Qua dentro. Non vi spaventate? Un miliardo di opzioni, ma guardate che ce ne sono tanti sotto miliardi, quindi in realtà quello che vi serve a voi per il pianeta è questo. Per cui vuole. Questo è Spherical Shin. Con questo qui la telecamera viene messa a distanza e tu vedi l'atmosfera. Poi puoi andare a zoomare fino ai due terreni che abbiamo fatto in piccolo, però in realtà lui usa il terreno in piccolo, cioè non vi fa tutto il globo terracqueo, vi fa il profilo, e vi fa l'acqua e vi fa le nuvole. Il terreno dipende da voi che cosa ci andate a mettere quando va a zoomare. Se vi serve tante patch per riempire mezzo emisfero, altrimenti passate le nuvole, andate direttamente nel terreno che vi serve. No? La zoomata che avete visto in un filmato dove si vedevano le Bermuda, mi sembra, le isolette, no, non c'era anche l'intorno dell'oceano. C'è lo zoom solamente in quell'area in qualche modo. Ok? Vabbè, comunque sia. Aggiustando questo, mettendo sferica, non lo faccio perché tanto la scena è irreversibile, quindi la devi ricaricare. Se volete, non è un problema. Perché sferica e usa i planetari, vedi qua,
scelto, mi ha già detto delle cose su, ti sto combinando bei casini dentro la scena, e poi vi mette la telecamera sul bordo, quindi va cambiata piano piano, perché sennò esci fuori dalle nuvole e vai nello spazio. E soprattutto devi scalare l'acqua, perché non sai quanto terreno e roba va a beccare, però si fa costruire queste, il pianeta sta qua dentro, non ci sono altri controlli sul pianeta, e si fa dentro Options, che è un menu generale in realtà. C'è un'altra cosa, ah, il fatto che mi volete cambiare il terreno, questa è una bellezza di tutti i grafici 3D, dell'egocentrismo di tutti noi grafici 3D, dare la propria impronta, il logo a un terreno, una vegetazione in qualche modo, quindi ed è facilissimo. Cliccate sul terreno, magari se di tipo procedurale no perché non ve lo accetta, quindi tipo standard, tipo questo, ok, perfetto. No, manco per niente, sempre il procedural lo vedo qua a fianco. Questo tree editor è quello che ci interessa di più. Allora, a differenza del precedente terreno, avete questa iconetta qua, pictures, si prende direttamente l'immagine da qui dentro e in toni di grigio va a definire un terreno della forma dell'oggetto che gli avete dato. Quindi solitamente se riesco a toglierlo, io lo faccio da zero. Qui lo vedete un po'? Il globo terracqueo spiattellato diventato terreno adesso, anche se c'è un sacco di vegetazione, lo faccio da zero, dai, tanto ho salvata e tutta quanta carina. Allora, dove sta? Manco per niente, deve essere questo, fa una specie di display, sì, esatto, però lo puoi ulteriormente scolpire. Quindi è la partenza, anziché essere procedurale, in qualche modo tu vai su questo, fai questo, ok. Da qui si vede meglio perché dopo che hai popolato con vegetazione non vedi più, non è esattamente come quella la bitmap, se in toni di grigio, gestita un po' meglio in Photoshop, è comunque sistemata, ok. Si possono anche combinare, adesso? Vabbè, abbiamo fatto la terra piatta. Un'ipotesi costruttiva, adesso si vede, eh? Il Sudafrica, l'Africa piuttosto che, sì, ok, siccome i toni non sono corretti di displacement l'ha un po' esagerato, ma insomma mettendo un piano di mare qui dentro potete variare questo tipo di cose, non lo faccio, però voglio farvi vedere questo. Quindi l'altezza della nuvola, oppure, adesso magari gli ho detto che è terracqueo, quindi il preview, ok, è un pianeta. La copertura, e vi dà in preview che cosa sta succedendo, e anche qua. E poi, quindi di ogni strato, la direzione del vento, la velocità di movimento delle nuvole, la percentuale di cambiamento, poi la cambio visto che sto portando questo, poi... che entra un po' il mio, facendo un elettrocardiogramma in qualche modo. Ci riuscirò? Forse sì. Ok. Allora, quindi, penso un po' come messo qua. Allora, i preset corrispondono al fatto che vi potete cambiare tutti i tipi di nuvole che volete e anche materiali di displacement, liquidi, guardate che librerie. Cioè, ritornano, no? Assolutamente. Assolutamente. Però se tu gli metti una carta da parati sulle nuvole, lui lo fa. Cioè, non è che ti sta dicendo no, guarda, non è il caso. Quindi sta a te mettere la testo che serve nella sezione che serve. I concetti sono sempre gli stessi, quindi comunque
fa anche qualcosa di effetti di questo genere, ma comunque quelli si fanno in post. Ok. Non parte, allora. Ok, niente real flow, non ce la faccio sulle gocce, meglio Zebra Brush che real flow. E anche Baracca dopo real flow, dopo Zebra Brush, se non. Cioè Baracca aveva ricapito chi me l'aveva chiesto di tutto il processo. Quindi, vabbè, vediamo un po' di fargli entrare contemporaneamente. Posso togliere? Domande e cose varie, via. Non ci si può fermare neanche un secondo, una cosa in più, eh? No, per carità. Dopo le 8? Non lo so, non devo chiedere a te. Allora, R6, non la vedo, mescolare tutte le cose, vabbè, facciamo così, perfetto. Chi è che ha provato a fare qualcosa? In ZBrush? Uno mi ha detto, non ho capito assolutamente niente, che vabbè. Avete mai provato, aperto neanche per curiosità? Ma? Ma? Sì. Minimo riesce a scolpire Sì, perché la subito. usa dei paradigmi e delle cose particolari, però in realtà è forse più potente per certi No, versi. scusa, il braccio è potentissimo rispetto a scultura, se non c'è paragone. Come? Dati, ma sicuramente più potente. Sì, anche perché l'hanno acquisito, è un pezzettino di Sculpt e sta dentro il Dynamesh, quindi in qualche modo. E allora, in realtà l'interfaccia è semplicissima. Se la conosci e non la eviti, è fuori standard. Quindi comunque bisogna abituarsi a alcune robe. Quando lui deve scegliere, non fa niente che fate con 3D Studio Max o con Maya, fa tutto ciò che si fa normalmente, tradizionalmente. Quindi le cose che vedete a fianco si chiamano cassetti o tray e sono delle robe dei contenitori. Per cui non vedo benissimo su, però meglio che lo schermo. Allora, per cui, adesso sì, quando vi interessano dei menu che sono in rigoroso ordine alfabetico qui sotto, vi basta andarci sopra, prenderli da qui, sganciarli e metterli dentro il cassetto. E in questo modo vi fate la vostra interfaccetta, non so, particolare su un menu rispetto su un'altra. E quindi ricorda un po' quella di Max quando scorre tanto di lato? Però lo potete fare anche a sinistra se siete mancini, eh? Quindi ogni volta che vedete questi simboletti laterali, in qualche modo, e anche qua sotto volendo. Quindi in realtà la filosofia è che, c'è anche un'altra bottiglietta d'acqua, ti danno molto grado, finito la scorta. È che non dovete pensare come pensare normalmente, quindi di avere un software 3D, ma come scultura in qualche modo, anche un po' pittura. Intanto c'è un sacco di roba, diciamo, base. Come ve lo faccio vedere? Non ve lo faccio vedere in questo modo, ve lo faccio vedere con una primitiva che non sta neanche qui dentro. Quindi in realtà non si vanno a prendere queste cose qui, che sono le sue primitive, a parte forse le Z-Sphere. Vi faccio vedere anche la Z-Sphere, ma si usa una sfera particolare che si chiama Polysphere. Qui c'è una sfera 3D che ha i poli triangolari e quindi fa delle pieghe. In realtà si utilizza una Polysphere che non è presente all'inizio se voi non la caricate, la dovete andare a caricare ad esempio da qui dentro o anche da qui. Vabbè, load tool. Allora, sul load tool, eccola qua, Polysphere. Potreste anche chiedermi, ma perché non la sfera normale che c'ha questa di speciale? Non c'ha i poli con le grinze, quindi non c'ha triangoli, grazie, non c'ha triangoli. Poi quando voi disegnate a schermo, ad esempio la sfera, le uniche due operazioni che vi dovete ricordare di fare, altrimenti non fate assolutamente nulla, è premere T o fare subito Edit. Se voi non fate questa operazione, tutto quello che avete fatto cade sul canvas e non è editabile. ZBrush torna come Photoshop, nasce come Photoshop. Se lo vedete in prima versione, serviva per disegnare e quando si facevano delle robe, delle cose, cadevano e si modificavano poco, con una cosa che si chiama giroscopio. In realtà invece noi lo utilizziamo prettamente solamente in 3D, ok? Allora non si fa con la sfera 3D, ma si fa con la Polysphere. E poi un'altra cosa che ci interessa, vediamo un po' se lo tolgo, ok. Questa rappresentazione che vedete in alto si chiama Lightbox.
la posso togliere. Qui di fianco avete un po' di robetta. Come lo si impara? Iniziando ad esempio con materiali di questo tipo e poi andando a vedere un po' di roba che c'è qui. In realtà vi bastano solamente dei pochi pennelli. Qui dentro ci sono cose turche. E tra le cose più turche e impossibili da fare, vediamo un po' se ve ne trovo una. No, armi, cose, eccetera. In realtà volevo farvi vedere con la zip. Se la vedo, non è lei. C'è la sopra, no, sinistra. Non la vedo. Ok, perfetto. Grazie dell'aiuto. Allora, vado in geometri. In realtà devo cancellare il developer. Ok. Questo GoZ sta dentro Max, dentro Maya, a questa cosa qui. Questi pennelli si chiamano IMM e ve li potete fare anche da soli. Quindi ci stanno, l'avete visto nel demo dell'astronave quando sorgevano delle cose. Quindi in realtà si può dire, e vi ha fatto anche già la maschera in automatico del resto. Per cui se ne metto un altro, se magari meno ciecamente me lo trovo, tipo questo della testa, e cioè la genera direttamente sulla normale dell'oggetto, e se premo... ad esempio, vabbè, nulla, vorrei che mi ha bombato, ok, perfetto, non voglio tutta la testa, voglio solamente l'orecchio, ok, ti metto solo l'orecchio, quindi vi potete fare i vostri pennelli con delle sottoparti, in qualche modo, allora tolgo tutto, è per dire che posso moltiplicare questo tipo di cose, ma in realtà i pennelli che si utilizzano sono questi standard e il software vi aiuta un po' come view se voi fate questo giochino qua. Temo che non mi risponda. Allora, in realtà oltre che possiamo cambiare il colore, voi non le vedete completamente, ma può anche fare un'interfaccina più pulita dove vi mette sotto, almeno sotto lo vedete comunque sia, non esiste che ci metta così tanto, diciamo, per decidere, ecco, adesso sì, cioè risponde velocemente, e anche le interfacce, ce ne sono alcune con dei pennelli standard che voi non vedete, ci riuscirò, eccolo qua, non ancora, ok, perfetto, vi mette già le famiglie di pennelli che stanno sotto, quindi intanto... Clay è uno dei miei preferiti, anzi ClayTube, ma in realtà il pennello che si sceglie per fare un po' tutto è lo standard. E quando voi ci andate sopra e premete S, vi fa vedere solo i pennelli, visto che sono tanti che iniziano per S. Quindi velocemente potete... Lo trovo? Lo trovo. Lo so. La vista. Ok, allora, il fatto che non potete fare cose con il mouse dipendono da questo. Quindi, che con... la penna, sto, diciamo, pennellando la superficie. Andiamo un po' su in geometri. Le Wacom, anche piccoline. Però se ve ne trovate già una è abbastanza compatibile. Bambù da 60 euro, con 1024 livelli di pressione, benissimo. Quando vi sentite un po' più sicuri e vi serve qualcosina in più... qualunque con 2048 livelli di pressione, ma per fare cose piccole in texture che più per fare modellazione. Allora, in realtà, al di là di geometri, che neanche trovo, un po', una zona complicata, ok, divide, ok, vedete che se io divido per più volte, il tratto che vado a sistemare sopra è più fluido, in realtà lui ha suddiviso l'oggetto e sotto ha fatto questo gioco qua, quindi in realtà voi avete un... wireframe 4, 3, 2, 1, ok, e se faccio reconstruct molte volte, ok, sicuramente perfetto, oso, però vabbè, è un cubo suddiviso, quindi prendo la polisfera, perché in realtà se, ok, ci vediamo un'altra volta, ma sì, che ce la puoi fare. È il subdivide surface di un cubo. Allora, la cosa interessante se ci, adesso è che se io adesso faccio una modifica più grossolana, ad esempio il move su una parte di questo oggetto, se lo ricorda anche quello suddiviso. E questa
la differenza e la grandezza rispetto a Madbox o altri software. Se vede il controllo, eppure voi non lo vedete, ma io sono tossi, più 8%, memoria fisica 13, quindi non so perché gli dia fastidio. No, spero di no, vabbè, ma non... E lo so, ma il 7%... Sì, ma voglio dire, sta roba qua usa il 7% di CPU. Ok, l'ha fatto. Non oso oltre, ma comunque fidatevi che se continuassi ancora, arriverei al cubo. Per sapere i numeri di faccia o d'altro, vi portate sull'oggettino e ve lo dice. 96. Ok, quindi se io adesso metto il pennello Move, che è un pennello grossolano, e ad esempio aumento la grandezza del pennello, e ad esempio sposto un sacco di roba, ancora di più, esageriamo. Vedete che sta deformando la sfera, no? In maniera pesante. E adesso rivado a suddividere l'oggetto, lui si ricorda, vedete che la sfera è oblunga? Si dice che il livello più basso ha citofonato al livello più alto, non si può fare con nessun software. Cioè, sia... Adesso rimpiccolisco il pennello. Sia le cose piccole che faccio, vi faccio dire una cosa tipo Claytube. Claytube appone materia. Quindi se io incrocio il tratto, ok, è usato con lo shift, smutto. Quindi le due cose sono che sul bordo ho una roba di questo genere. Ovviamente se giro la penna e lo faccio con la gomma, scavo. Se premo molto, se premo molto moltiplica, oppure viene andata in Z-Tab, però oddio, e ripara un po' tutto su, non so che sto facendo, non partirà più sta macchina. Ok, ripara tutto e leviti dai piedi. Ok, allora, quindi in realtà la penna vi serve anche per modulare il tratto e anche per incrociarlo. E in realtà a voi sembra che aggiungo materia, è quello che fa, ma sta elevando solamente lo strato superiore. L'oggetto è cavo, in qualche modo, quindi non fa cose... Ok. Però l'altra cosa interessante è che al di là del pennello potete cambiare gli alfa e ve li potete anche disegnare. Ad esempio, ve lo faccio vedere sulla stellina, magari sulla cosa del drago. Ok, quindi quando io vado a disegnare e premo, sto incidendo sull'oggetto a forma di stella. Ovviamente se voi fate un tratto così, esce fuori una robaccia così, ma se il tipo di tratto è tipo tattoo, cioè il drag rect, giro sulla parte vuota, me la ingrandisce rispetto a quanto è grande il draw size. Quindi questa è la grandezza del pennello in qualche modo. Guardate anche la profondità che ha preso l'oggetto. Come fate a scolpire questa roba in 3D? Cioè, ma anche ammesso che si possa, in quanto tempo? Non... Inoltre, le alfa, ritorna a San Photoshop, ve le disegnate voi. Quindi andate in Photoshop, prendete un'immagine fotografica, ve la scalate a 5.12x5.12, fate il wrap around, cioè la scala intorno con bacia, e voi lo ripetete n volte. Quindi magari sull'oggetto del drago ci serve, perché questo è un affinamento del pennello. Come si legge questa roba? Adesso ve lo faccio vedere. Si legge con... Io ho un clay tube per l'apposizione di materia. Ho un tratto che è fatto in questo modo e la punta del pennello è fatta in quest'altro. Siccome sono in Z-Sub, ha consumato la superficie. Se vado in Z-Add, lui fa questo e lo eleva sulla superficie. Quindi se devo andare a modellare... E lo posso, visto che è fatto bene, posso anche in parte sovrapporlo o farlo combaciare, però è tutto molto visuale. Mentre voi lo vedete, fate questo tipo di cose e questo viene esportato o da solo o con una mappa, con un tastino. Se poi volete Gozeta, ve lo faccio vedere con la testa umana, a me lo esporta su maglia, però lui prende questo come sta, lo riduce con il numero di suddivisioni di poligoni e lo esporta automaticamente sul software. Dentro il software Photoshop, Maya, Max, gli fate altri cambiamenti e andate con Gozeta. Gozeta, ok, questo qui, è il pennellino che sta qui. Ora... Ci... Max? Sì. Vuoi vedere con Maya? Lo faccio con la testa, perché me lo faccio vedere. Perché la robetta qui non merita, voglio dire, visto che stiamo sperimentando sui tratti. Però sulla testa lo trasferiamo, in qualunque momento puoi farlo.
Che Mi vuol sono dire ritrovato ultimamente per un problema. Se devo, per esempio, tagliare un pezzo triangolare dall'inizio alla fine della sfera. Lo faccio in un altro modo, con il booleane No, senza applicato. booleane qui dentro, non mi incasino un po'. Allora, hai detto la cosa esatta e inesatta. Non si può bucare senza dynamesh, non puoi fare buchi se questo non diventa dynamesh. E il motivo del terreno che ho detto in view, Sì. non potete bucare, non si può bucare. Il limite ancora adesso su questa primitiva, lo possiamo superare se lo promuovo in dynamesh, però non puoi interrompere la Per mesh, puoi estruderla, ma non puoi interromperla. esempio, stavo cercando di ricreare un elmo spartano e quindi Ci siamo, dovevo devi passare per dynamesh, io sono in dynamesh. polysphere. In dynamesh tutto quello che vuoi, anche staccare o d'altro. Era il limite suo prima del dynamesh, di incorporare gli oggetti possono essere solamente continui, scavati all'infinitesimali, tagliati ma non interrotti. Perché lui è come se vedesse un'equazione complessa. Ok, Quindi perfetto. promozione dynamesh obbligatoria. Mi sposto su Dynamesh per fare tutto e Perf poi esatto, con le ho. suddivisioni. Lì nessun limite, anzi nasce proprio per superare questo limite. Ok, allora la cosa interessante è che posso, abbiamo parlato di vettori, quindi lo state vedendo? No, ha fatto, lo rimarco un po' di più. Guardate un po', ha seguito la curvatura dell'oggetto e intanto ha dato una mesh sua. Già questo in 3D come si fa? Non saprei dirvi neanche dentro maglia, con nabs e combinazioni, come aggiungere questo qui in 2 secondi. Boh, non me lo sono mai posto, ma secondo me è impossibile, o ci vuole tantissimo. Per tirare i punti e soprattutto il segreto di ZBrush è che su un portatile di 20 anni fa gira così come lo state vedendo, a parte quegli intoppi che avete visto prima, non è ancora a 64 bit, quindi non ha bisogno di risorse, neanche di schede video veloci. Quindi Antonio, vestiti no, ma armature sì. Ma Perché vestiti no? non ricordo, diciamo, Ma che qualcosa non, riguarda il perché le pieghe coso. non sono animabili, avevamo detto di no, meglio che lo Sì, fai con Marvelous, in quel senso, però sì, no, anche armature perché lui le fa crescere, le le armature sì, no, anche vestiti. anche vestiti. Non sono simulabili, sono statici come pieghe, però si usa meglio Marvelous Designer in qualche modo, oppure per fare le pieghe tipo di pelle o cose di questo genere. Ok, allora, l'altra cosa, vediamo un po', quindi anche per iniziarci a casa a giocarci un po', la grandezza del pennello. Allora, io uso un sacco di tasti e non so che cosa uso, nel senso che se mi dite come si zooma, come si muove, non lo so. La mano va di là, però ad esempio ha le griglie e gli snap alla griglia. Solo che se ve lo faccio vedere sulla sfera non lo vedete, quindi lo faccio su New Document. Allora, New Document. Allora, questi oggettini di Lightbox, solitamente come esercizio si inizia facendo diventare il cane un bassotto, o col collo lungo tipo giraffa. Ma comunque, questo, ok, posso andarlo ad editare e tolgo Lightbox. Per farvi capire che è orientabile. Allora, in realtà avete il controllo prospettico qua. E se voi premete anche queste cosettine X, Y, Z, lo vedete? E poi le griglie, vi mette le griglie. Quindi ve le palesa, e siccome so che i 3Disti vogliono le griglie, cercano riferimento in qualche modo. Inizialmente tutti, la stessa cosa vale anche per me, però dopo un po' se ne può fare a meno. Perché? Non conosco il tasto, guardate, la mano sinistra va sul tasto e quando io la premo e sposto, cosa ho fatto? Sto guardando voi, eh? Cosa ho fatto? Anzi, senza guardare questa cosa, giro e poi cosa ho fatto? Cioè lui fa lo snap, se voi premete shift. Cioè questa cosa qui. Quindi, siccome molti ci provano, ma la sfera non si addrizza, ma che vuol dire? Il piano, eccetera. Mi servono gli snap alla griglia. Non sono snap al punto, eh? E rendere ortogonale un oggetto che i 3Disti hanno questo riferimento. Quindi voi girate, poi nel momento che premete lo shift, adesso lo devo andare a vedere, snappa su quello più vicino. Se io lo giro di sedere, scusate la posizione, snappa. Se io lo giro in basso, snappa. Quindi diventa molto più semplice gestire se devo fare una traiettoria, no? Se sto libero, diventa un macello. Il segreto di ZBrush sono questo e le maschere. Senza le maschere non si può fare nulla, non sono le maschere di Photoshop, adesso vi faccio vedere cosa vuol dire. Perché? Perché in realtà questo oggettino, allora posso modellare in un sacco di modi, adesso sto imparando, però uno dei modi, se voi centrate così e premete F, vi autocentra la cosa. Quindi ve li dico, magari, ok, girate, shift, snappate.
Perfetto. Vi faccio vedere un'altra cosa che vi mette in crisi, se, per fare gli zoom e gli snap, per fare gli zoom e le rotate. Se non sapete questa cosa non potete orbitare intorno all'oggetto. Allora, inizialmente non è orbit di Max o altre cose, ma vi assicuro che dopo di questo tutti i Max, i Maya e i View non sono paragonabili in velocità, perché è istintuale, vi dovete solamente allenare. Quindi la cosa divertente è questa, allora, questo lo devo vedere, Alt premuto, panno. Ok? Sto con la tavoletta, una telecamera qui che fa vedere gli iPhone e gli iPad. Vabbè, comunque sia, che mi inquadra le mani, perché se loro non vedono. Aspettate, no, allora, comunque sia, è per questo che servirebbero anche le macchine. L'Alt premuto e voi spostate il puntatore e fa questo lavoro. Se voi lasciate l'Alt e zoomate con la penna. Non c'è. Vi esorto a non usare questo tipo di cose, perché questo è un canvas bitmap, queste iconette che stanno in alto. Dovete lavorare con la penna e soprattutto niente mouse. E soprattutto niente penne così o penne così. La penna si usa così o se siete mancini da quest'altra parte. No, perché lo vedo, alcuni studenti insistono sulla penna. Che è successo? Ok. Allora, snap, in qualche modo abbiamo detto, giro. Allora, se voglio pannare, tengo premuto alto. In realtà io lo trovo perché sta davanti allo space, appresso allo space, quindi dopo un po' che lo usate non dovreste sapere i tasti o controllarli, la mano ci va da sola e solitamente la sinistra. Ok, quindi lo spostate, poi vi fermate su un punto, lasciate e zoomate. Quindi ci vuole un po' di esercizio per imparare questo tipo di cose. Rotazione come? Basta che cliccate sullo spazio vuoto, il canvas, sullo spazio fuori dall'oggetto. Quindi degli gesti, se io faccio questa cosa brutterrima addosso all'oggetto, cioè modello, lui agisce sull'oggetto. Se io clicco fuori, lui ruota. Lo faccio vedere, facciamo così, facciamo un divide un paio di volte, lui mi aumenta le suddivisioni. Se io vado sull'oggetto e faccio così, scusate, freehand, e faccio questo. Io modello sull'oggetto, tra l'altro posso mettere anche la simmetria, eh? Basta premere X e vi dà la simmetria su X, probabilmente vedete solo su una spalla, se faccio CTRL Z e torno indietro, oppure avete la history qua sotto, queste robettine qua è la vostra history, quindi in qualunque momento tornate indietro sul vario tratto e quando salvate oggetto si salva anche la history, quindi potete riprendere a 8 pennellate fa o a 2 ore fa. No, la metto adesso perché mi sono accorto di non aver premuto il tasto giusto. Quindi vado indietro sul tasto che non c'è simmetria e poi premo X, Y, Z a seconda dell'asse di simmetria. Quindi se voglio X, guardate un po', se voglio X, sta ai due lati. Quindi adesso quello che faccio di qua, ok, in automatico, no? Ok. Quindi se io vado a lavorare sull'oggetto o se vado con la gomma e gli aumento questo tipo di cose, o se faccio il tratto incrociato, agisce sull'oggetto. Se invece clicco sullo spazio vuoto, lui sa che tu non puoi mica andare a modellare, e quindi automaticamente rotate. Combinato con lo shift o lo snap. Ok. Non vi serve nient'altro per iniziare, ricordandovi sempre che edit deve essere attivato. Se vi perdete, volete vedere quello che vi succede? È reversibile la cosa, quindi. Allora, ve lo scorderete n volte, perderete il lavoro se non avete fatto il save tool prima, comunque sì, a meno che l'history non lo contempla. Se voi togliete questo, lui è in modalità 2D, quindi succede questo, tanti canucci sparsi per il mondo. Nel momento che voi lo girate, l'ultimo è editabile, tipo io faccio su edit, lui mi edita l'ultimo e quindi lo modifico, lo pennello, lo giro, ma guardate che è successo nel fondo. Si dice che sono caduti sul canvas, dropping on canvas, caduti. Sono su retaggi 2D. Lo so che è una cosa stupida, ma in questo caso CTRL N per rifare il documento o new document. Se abilitate sempre gli input tattili, perfetto. Allora, andate su document, new document, oppure CTRL N, oppure tornate indietro con la history. Oppure lui si ricorda l'ultimo oggetto che abbiamo modificato e si ricorda anche le modifiche, quindi le pennellate fatte bene o fatte male rimangono. Le cancellerà e non le memorizza qua, solamente quando chiudo il canvas.
altrimenti anche quello di predefinito se li ritrova. Quindi questi si chiamano tool, però in ZBrush tool e oggetto sono sinonimi. E, ovviamente vi regolate con un po' di pennelli qui sotto, le famiglie principali sono queste, in qualche modo, Clay, Standard, il mio preferito, ma ognuno ha i suoi, e Clay Build o Clay Tube, perché vedo la pennellata, e poi, posso fare troppo veloce? Senza tavoletta e altro? Allora, vi tolgo il maledetto floor, se no vedo puntinato. Allora, c'è un'altra cosetta che devo dirvi su, ok, dividiamolo un po', prima delle maschere, c'era un'altra robetta che mi è venuta in mente, ma me la sono persa già, sui pennelli, ok. Allora, sì, le famiglie sono questi, ragazzuoli, però guardate cosa succede se voi avete il move. Se voi avete un move con un pennello abbastanza grande e non fate delle maschere, con un po' di pazienza potete fare questo. Ok? Lo vendiamo un bassotto. Prendendo la sezione... Allora, la grandezza del pennello è l'area che lui modifica sotto. Lo shift è... la penombra, non so come spiegarvelo, la sfumatura finale, ok? Di che cosa? Bravo, il bordo del pennello, il falloff del pennello, la caduta, quindi il bordo esterno per fare in modo magari di avere delle sfumature. Ah, ecco, è fondamentale questa cosa qui. Quando io pennello, con un pennello qualunque, il move... Ok, guardate che cosa succede sulla testa. Diventa in un attimo tipo un alano con una pennellata, altro che pacchetti 3D, cioè non si può fare. Allora, bassotto è anche un po' alano, anche giraffa. A parte questo, il pennello principale è quello che voi vi scegliete quando cliccate sul pennello, ma lui usa sempre due pennelli, uno primario e uno secondario. Il secondario si agisce con lo shift, sì, maiuscole, vabbè, ok. È lo stesso di quello di prima dello snap, eh? Solo che se in modalità pennello. No, non me li ricordo, quindi devo vederli. Però voi potete prendere un pennello primario, che è il tratto. Allora, ve lo faccio vedere. Con Clay Tube, il mio carissimo Clay Tube. Pennelletto un po' più piccolino. Ok, posso pennellare con Clay Tube, vedete? Se io premo Shift, pennello con lo smutto, cioè addolcisco. Quindi voi potete... Se io lo seleziono, scelgo il primo pennello, Clay Tube. Se io seleziono con lo shift premuto, premo il secondo pennello. Quindi lui ce l'ha sempre due attivi. Questo per velocizzare, aggiungi e addolcisci in qualche modo. Ci avete capito niente? Troppo veloce. Ok. No, prendete qualche appunto d'altro, perché senza questi tasti, oppure memorizzate. Allora, vabbè, già vi abbiamo guardato che collo possente. Però ci sono vari metodi. Uno... è quello della sfera da zero, eccetera. Un altro è, vi fate in max una figuretta di quadrangoli. Si chiama base mesh, si porta dentro e cominciate a modellare. Poi abbiamo delle cose ibride divertentissime. Se non avete domande... Ah, le maschere, scusate. Prima le maschere o avete altre domande? Dimmi. Dimmi. Faccio vedere le Z-sphere con lo scheletro dentro e i muscoli sopra. C'è una sezione paint anche. Ci possiamo fermare qualche minuto? Problema? Ultima lezione? Okay. Volevo sapere se all'interno c'è una sezione paint anche. Sì, dopo. Certo. Ve lo faccio vedere anche con le fotografie. Non vi ho fatto vedere il volto spiattellato? Non vi avevo detto che ve lo facevo vedere come si proietta sul modello, certo. 3D? Allora, perché? Sì. Di più, è il tool di lezione per fare l'unwrap. Quindi apriremo la testa e la proietteremo. Ok, allora, le maschere, non mi ricordo quale tasto è e non dovete farlo neanche voi, la mano va per conto suo, vi sto guardando, che leggete lì sopra? Ok, quindi non lo ricordate, premete tutto e guardate che cosa vi dice, ok? Mask, quindi vuol dire che questo che disegno io adesso è la maschera, in questa cosa qui io non andrò ad agire. Ho disegnato una maschera simmetrica? Contro, sì, scusate. Ok, ci siete? Ma io voglio agire su quella zona. Contro premuto, clicco fuori, inverto la maschera. Adesso, quando vado a pennellare, pennella solo qua, non tocca tutto il resto. Comodo, eh? Perché puoi isolare delle zone. Quindi... C'è anche dall'altro lato? Sì, perché è simmetrica.
Se la simmetria è attivata, anche la maschera è simmetrica. La maschera confina una zona per dove tu vuoi fare delle cose. Io ho mosso le zampe, però non l'ho fatto senza maschera, no? Ammettiamo che voglio solamente spostare la testa. Quindi, ok, F. Intanto, come si annulla la maschera? Control premuto, clic e trascinare in basso e va via. Sono tutti gesti istintuali. Quindi dopo che l'avete imparato e lo fate un po' di volte, la mano va da sola. Allora, si disegna la maschera in questo modo e si disegna col pennello e le modalità che dice questo. Quindi, in realtà sto disegnando la maschera con una pennellata, lo vedete? È pure sfumata. Tra l'altro possiamo cambiare anche il livello di sfumatura. Disegno dove voglio fare la modifica. Intanto è molto più facile disegnare... Oh, scusate, ho detto la testa, mi sto contraddicendo, quindi... Ok, disegniamo la maschera su tutta la testa. Ok. Se insistete, succede nulla. O diventa più nera, perché è sfumata in qualche modo. Ci siete? Ok, adesso in realtà lui agisce solo sulla parte che non è maschera. Quindi se io voglio agire sulla testa, la devo invertire. Quindi, clic e giù. Ora, avete visto che c'è anche un pennellone che si chiama Move. Pennellone perché è l'unico grande che sposta masse. Tutti gli altri spostano cosette in qualche modo. Quindi se io adesso vado a prendere Move, con la M, così, e magari mi ingrandisco un po' il pennello, perché deve essere un po' più grande della testa, perché se io lo faccio con un pennello più piccolino, dimensione così, beh, lui agisce un pezzetto alla volta, può essere comodo, la lana cinese, Ctrl Z, no? Però se io lo faccio, ho rimesso gli input tattili, buono, se io lo faccio con un pennello più grande, che mi ingloba tutta quanta la testa, quando vado a agire, prende tutta la testa, un pezzettino sotto no perché la maschera non c'è andata. Quindi, in realtà, guardate un po', sta meno spezzare qua, eh? E voi dite, sì, ma io non voglio la sfumatura qui, io voglio il taglionetto in qualche modo. Il menu mask, che sta qui dentro, o masking, vi fa cambiare, la inverti, la pulisci, la sfochi, blur, oppure la rendi sharpen, come siete abituati a fare o vedere in Photoshop. Quindi il contorno si può modulare per sapere dove vado ad agire. Allora, queste sono le cose fondamentali. Come navigo, come faccio il tratto, che mi sono dimenticato, c'è qualcosa che... Come faccio a... Boh, mi viene in mente? Ma basta. Ok, che faccio? Parto da una sfioretta, da un oggetto predefinito, un altro? No! C'ho 45 metodi di partenza. Uno dei più importanti suoi è lo Z-Sphere. Ecco questo, tra l'altro una prerogativa di ZBrush è che si può fare tutto con qualunque strumento, dipende se vi piace, o se avete, vi piace quel tipo di andamento, o l'attitudine al disegno o alla scultura, oppure vi adattate, possiamo mettere anche dei reference sottostanti. Uno dei più belli, cioè almeno uno che ragiona come i grafici tradizionali, non vi ho detto che è draw size, la grandezza del pennello, focus shift, la sfocatura, z intensity è quanto moltiplica lo spessore della penna. Quindi all'aumentare dell'intensità della penna il tratto sarà più incisivo. Quindi a parità di tratto, io lo do sempre con la stessa leggerezza, magari non move, ma tipo clay tube. Buono, stai buono, ok. Sì, va bene. Clay tube, ok. Annullo la maschera. Perfetto. Allora, un conto è che voi vi fate un tratto, che è un pochino più piccolo, questo povero cane l'abbiamo martoriato. Non so se si ricorda tutto, oppure zoom. Mi sa che era già un po' modificato nelle fasi iniziali. Ok, non vi ho fatto l'esperimento di suddividerlo, aumentarlo o diminuire, però l'abbiamo visto sulla sfera, quindi vi potete fidare che si conserva tutto. Aumentare e diminuire si fa con D e CTRL D, oppure ve ne andate dentro Geometry e fate Divide. Quando fate una volta, suddivide, e i poligoni diventano, leggete là, 31.936. Lo vedete anche da qua. Se voi fate Divide un'altra volta, i poligoni diventano 127.744, e così via. Fa un subdivide intelligente per suddividere i poligoni e si ricorda, abbiamo detto, i passaggi dall'uno all'altro. Abbiamo detto come si ruota, ok. Se volessi partire in un altro modo, ok, partiamo in un altro modo. Document, new document. Z-Sphere. Sta roba c'ha
tutte Z, quindi perché Z sta per la profondità, il brevetto si chiama Pixel, quindi il punto così fluido, e Z è Zsphere, è il nome del software, quindi quando è una cosa sua ci mette la Z davanti. C'è una sferetta magica, wow, successo. Lo fa, vabbè. Vai, perfetto. Ok, c'ha le sue idiosincrasie, quindi succede che a volte c'ha comportamenti anomali. Solamente fate un nuovo documento e vi torna a posto, se no chiudete, tipo mi faceva il tratto e cadeva istante per istante nonostante non avesse premuto il T. Edit, ok. La Zsphere è una sfera particolare che comunica con voi e vi dice un sacco di roba. Intanto quando è verdino vi dice che la sfera successiva sarà messo per annullare le deformazioni. Che cos'è questa sfera? È una pallina di creta digitale che è attaccata su un fil di ferro. Quindi contemporaneamente facciamo tutte e due le cose e soprattutto la utilizziamo per tre cose. Forma base, sagoma. Forma filiforme per metterci muscoli, forma scheletrica per animare, per mettere in posa un oggetto già modellato. E c'ha dei nomi progressivi, Zsphere, Zsketch e poi altri. Allora, se io attivo la simmetria in X, mi aspetto subito che venga sdoppiato. Okay? Quindi quello che andrò a disegnare verrà sdoppiato. Se questo magari è una testa o l'abbozzo di una testa, quando diventa verde uno solamente, succede questo. Quindi lui mi mette una seconda sfera e me lo collega con questo fil di ferro che si chiama joint. Questa è la mamma, cioè il primo, e questa è la figlia. L'unica cosa da ricordarsi è che la mamma, come è giusto che sia, non si può cancellare. Tu solo la prima Zsphere è la madre ed è l'unica non cancellabile. Tutte quelle che andiamo ad aggiungere si cancelleranno, si possono cancellare o cambiare. Sto facendo un manichino, un simbolo, diciamo sempliciotto, però questo sarebbe il collo. Quindi in qualche modo qui vado a prendere, ok, diciamo l'attaccatura delle spalle e questo lo posso spostare. Perfetto. Allora, posso anche girarlo e andare a vedere cosa sto combinando, ma soprattutto in modalità draw potete con una, la simmetria è piuttosto difficile. Ok. Allora, inizialmente, perfetto, un omino proprio semplicissimo da bambino delle elementari. Allora, scale, questo, scaliamo, anzi la sferetta. In realtà io ho la simmetria sempre attivata per aumentare questo tipo di cose. Ok, il che vuol dire che se disegno in mezzo, esposto, posso fare così. Qualcuno vi vuole. Allora, quando voi premete A, avete la mesh. Quindi potete controllare i vostri, diciamo, manichini, andamenti, che tipo di forme cominciano ad abbozzare. Quindi possiamo divertirci a fare qualcosettina in più con, in modalità draw, disegnate le sferette. In modalità move li spostate. Siccome ho la simmetria attivata, quello che faccio da una parte mi fa sull'altra. Se esagerate, disegnate nel mezzo, spostate. Vado un pochino più veloce, no? Avete capito il meccanismo. Quindi, cose di questo genere, attaccatura dell'anca, ok. Aggiustiamoci un po' il braccetto, portiamocelo giù, disegniamo in mezzo, spostiamo con move, ok. Qualcuno utilizza anche gli equivalenti di tasti MSV, che tanto non corrispondono, dovrebbe essere comunque RT, ma comunque fate come vi pare, vi volete regolare come volete, ok. Adesso possiamo andare tipo move, a fare questo tipo di cose. Allunghiamo, mettiamo di traverso, mettiamo di qua, abbiamo fatto le spalline, portiamo di dietro, vediamo una posa un pochino più consona, ok? Magari anche con dei riferimenti o delle robe. Se non sono stati commessi errori, è l'errore principale in questo. Ok, facciamo anche le cose come si deve. Ok, gli diamo un minimo di andamenti e di
flessioni. Quando voi premete A, non dovete vedere torsioni, piuttosto che... Non ha importanza che è di bassa qualità, c'è anche questo testone. Qualità vuol dire suddivisioni, poche suddivisioni. In realtà è anche sdoppiato. La cosa importante è che non vediate punti trasparenti, mancanze, buchi o cose di questo genere. Allora, a volte si perde la simmetria. Quando vi premete A, ritorna nella sua forma. Vediamo un po' se possiamo aggiustare il testone. Ok. E magari anche il collo, se non l'ho duplicato. Allora, dovete stare attenti a cliccare delicatamente e accertarvi che quando aggiungete la catena di sfere, in qualche modo non si duplichino. Perché se si duplicano, avete visto che si è mosso tutto quanto. Quindi con un pennello più piccolo si sposta solamente la sfera di oggetto. Ok. Ok. Allora, in qualunque momento, facciamolo ancora più, disegniamone un altro. Che è successo secondo voi? Ho cliccato sulla history, qui sopra. Lo vedete questi tre rettangolini? Se col pennello vi ci posizionate, lui vi fa vedere l'ultimo. Allora, diciamo che anche il torace ce lo possiamo disegnare un po' più grande. Quindi consiglio di non togliere la simmetria, perché se si perde non la ristabilisce. Quindi la mantenetela anche... Ok. Ok, anche se ti di rapporto o d'altro. Allora, in realtà posso anche scalare un pochino di più. Questa cosa che vi prende tutto quanto è anche dovuto al fatto del drop size. Ok. Facendolo più piccolino agisce solamente su questa sferetta oppure su quella che effettivamente andate a cliccare. Allora, si può aggiustare, sistemare, aggiungere altre robette, si mettono altre sferette sui femori, si va a affinare questo, si scala ancora, ok, si scala ancora e poi si affina in questo modo, oppure si porta la coscia un po' più su, perché vuole dare già l'andamento, il ginocchio possiamo impiccolire e così via. La cosa è che di massima, con i rapporti nelle dimensioni, quando premete E, che vedete in questo modo, in realtà state vedendo, ok, con Adaptive Skin, se aumentate un po' la densità, un po' più poligoni. Quindi quello che si fa solitamente è fare Make Adaptive Skin e andare sopra a scolpire sull'oggetto per aggiungere muscoli o altre componenti. E questa è una modalità. In realtà, per non farlo estemporaneo, avere dei riferimenti, si fa un'altra cosa. Si prende, se lo vedo da qua, un piano dietro e si mette un disegno. Se ce l'ho, è di un studente, mi sembra, lavori. Ok. Si chiama Alessandro. Ok, in realtà, no, ho sbagliato io, è questo, lo dovevo, ok, facciamo su donna, va, sempre uomo, ce l'ho? Sì, ok, perfetto, con un po' più di cura e di tempo, sì, ok, questo. Allora, si fa questo giochino qua, Subtool, in realtà voi avete un piano col disegno e le Z-sfere ve le andate a posizionare secondo la parte laterale e secondo la parte, diciamo, frontale. Lo vedete? Questa cosa si chiama Image Plane, lo usate forse anche su Max, ok, standard come cosa, però è una primitiva, quindi si carica un tool che si chiama Image Plane da dentro ZBrush. È un modo suo, ce n'è anche altri, però diciamo questo è il più indicato, anche per fare teschi, teste o cose più complesse. Soprattutto qui di lato potete nasconderlo, con l'occhietto come fate in Photoshop, e quando premete A vedere la silhouette un pochino più lavorata, mettendo più suddivisioni, però tenete sempre conto che avete solo sfere, quindi la vostra giusta posizione è... Ci siete? Ok. Oppure possiamo fare il contrario...
ci uscirò mai, maledetto. Ok, vedere solamente il disegno. Quindi l'image plane. L'image plane è standard, si chiama così dentro i ZTools. Ve lo caricate e insieme all'image plane di ZBrush ci sta un'immagine che si chiama image plane PSD, ve lo portate a rieccolo in Photoshop, vi centrate i disegni, questo se cercato da solo il reference e cambia a seconda se tu vuoi fare il task o altre componenti, e lo fate Photoshop, no? Comunque se lo importate all'interno, vabbè, comunque solo per sovrapporre l'immaginetta, vi faccio vedere dove sta. Computer di programmi Pixologic ZTool Image Plane. Dentro Image Plane ci sono gli oggetti, quelli che finiscono in ZTL, e ci sono le immagini all'interno, tipo, fate conto, questo. Stiamo scomodando SDC per un PSD. Comunque, vabbè, c'è scritto frontale e laterale e voi ci dovete centrare il disegno. Nel momento che fate questo e lo sistemate come texture, lo proietta. Tutto lento oggi. Vabbè, facciamoglielo caricare. Ok. E ad esempio, come base, faccio vedere un esempio didattico di se li abbiamo incrociati. Sono proprio gli step, uomo, donna, teschio, eccetera. Voglio vedere sul teschio. Questo lo trovate anche sul manuale. Vediamo un po'. Proviamo, non so cosa mi risponda. Ok. Sì, poi volevo anche, a parte i singoli pezzettini, image plane. Ci sta. È questo qua. Eccolo qua, quindi vi nascondo tutto il resto. Questi si chiamano subtool. Perfetto. Ok. Vabbè, è rimasta la mandibola. Vi dà fastidio? C'è il suo sistema. Ok. Vedete? Ci sta il teschio frontale e il teschio laterale. Sistemato, se ce l'ho aperto, all'interno dell'image plane. Quindi lo si utilizza come guida di ricalco sia con le Z-sphere che con tutto quanto il resto. Se poi dopo l'umano o prima dell'umano, meglio ancora, c'ho anche da fare un drago. Ok. Ma con Z è automatico in OBJ esporta? No, il save OBJ esporta in OBJ in automatico. Okay. Con Z solamente passa per FBX, OBJ, un formato suo, però perfetto. Non puoi decidere, è interno. Una volta che è dentro il pacchetto, a meno che tu non fai save OBJ, esporti da Max come ti pare, in qualche modo. È semplicemente l'equivalenza dei pacchetti, però ve lo faccio vedere. Allora, se ad esempio, ve lo farò vedere. Allora, vediamo un po', step un po'. Tra l'altro è scuro perché il materiale base di default. Perfetto. Ok. Ok, facciamo così. Va bene. Vediamo un po' se di questo è già in A. Ok, vedete che sono Z-sphere? Però è un altro modo di fare image plane, lo trovate sempre dentro ZBrush, anziché image plane si chiama cubic plane e i disegnetti che vedete sul fondale li vengono proiettati in questo modo. Sì, esatto. O no, anche senza shadow box, come un image plane cubico. Ce n'è un altro ancora. Sì, sì, e ne hanno aggiunti comodi in qualche modo. Allora, la differenza rispetto alle cose dette è che l'allievo si è anche disegnato il drago, quindi è inventato da zero ed è il suo. Che sia maschio, ha giustificato che le ali siano una certa lunghezza, eccetera, eccetera. Mi vado ad aggiungere, ok. E con A, quindi avete un primo andamento del, diciamo, della forma che posso scolpire. Tenete conto che le Z-sphere diventano scolpibili quando voi lo fate diventare un tool e poi andate con i vari pennelli, quelli della Z-sphere, a cambiare le cose. C'è un'altra modalità ancora. Allora, sempre con la Z-sphere, facciamo su un braccio ad esempio. Ok, allora ho fatto stilizzazione di un braccio, quindi prendiamo Z-sphere, ho fatto il mio document, perché mi avete tutta sta roba in image plane? Avete visto anche i subtool, cioè in ZBrush potete fare più pezzettini e incollarli fra di loro. Sono i sottooggetti, sono singoli oggetti. E in realtà quando avete visto prima la cerniera, la zip, non ha nient'altro che combinato questo su un percorso.
E si possono anche personalizzare, farsene di propri. C'è un deposito dove c'è di tutto, comunque sia, potete dare dei vostri e così via. Allora, ok, Zerosphere, guardate un po' cosa succede. Se io faccio una roba di questo genere, vado in edit e poi disegno, sono senza simmetria, ne faccio una solamente. Quindi la stilizzazione del braccio, ok, se vi accorgete di aver cliccato più volte, tornate indietro. Altrimenti vi fa degli artefatti, ve li mostro poi, eh? Ok. Allora, una modalità è che io più o meno posso dargli una sagoma e poi me la vado a sbozzare come voglio, ma ce n'è un'altra ancora più potente che invece, anziché fare la sagoma finale, fate solamente lo scheletro, lo stecchino di base. Quindi, una cosa che si fa è ad esempio, ok, rimpiccolire, visto che abbiamo detto che è uno stecchino, rimpiccolire l'andamento dei medesimi, no? Anche questo, visto che magari diventerà un bicipite o un andamento. Ok. Anche questo semplicissimo, ma non è più la forma, la sagoma di contorno, è la sagoma di sostegno. Quindi, oltre a fare lo ZSphere in questo modo, basta andare qui sotto in ZSketch. Se voi andate in ZSketch e cliccate su questo pennellino qua, succede altra roba, soprattutto se voi state in modalità draw. Se voi state in modalità draw, cambiano i pennelli e diventano, si utilizza per fare muscoli, però non solo muscoli, un altro tipo di modellazione per apposizione in qualche modo. Però di massima quando si fanno i muscoli si fa un tratto, un muscolo. Quindi se ne voglio fare ad esempio un andamento del bicipite, vado qui dentro e mi ritrovo un po' di robette, bulge, sketch, eccetera. Fateci caso perché adesso ne aggiungeremo anche altre che sono nascoste e che il programma non vi dà subito. Ok, quindi io vado in sketch A ad esempio e ci ho nascosto anche sketch B e sketch C. La differenza è quanta roba del tratto emerge dallo scheletro e ve lo dà questo pezzettino qui che esce fuori. Quindi adesso se io aumento un pochino il draw size, in questo modo, poi lo vado a girare e mi faccio ad esempio una pennellata su questo. Ok, è troppo grande. Effetto caramella a riempire, no? Ctrl Z, regolo su una grandezza un pochino più piccola. Ok, e gli date un andamento. Ops, si è un bago, se lo perde. Quindi dovete andare a destra sempre ad avere questo bottoncino acceso, altrimenti se lo può perdere. Allora, se voi fate un tratto tipo questo, e poi col tasto Shift mi consumate i ventri, cioè l'inizio e la fine, avete fatto un primo muscolo. Poi ne faccio un secondo come tratto, ad esempio lo incrocio, diciamo così, scende giù. Poi con lo Shift premuto mi vado a consumare questa cosa qua. Ho fatto un andamento vermiforme, diciamo così, del muscolo. Allora, la cosa interessante è che quando premete A avete una roba strana. Ok? Ma la A è gestibile, quindi il preview, da questa componente qua. Mi fai di skin, vengono facilmente confusi. Allora, subdivide mettiamo 1, ok? 128, solitamente partiamo almeno da 256. E poi ve lo faccio vedere se, cosa succede. Ok, conserva la forma. Mi servono dei tubi che sia questo. Ma nel momento che io tocco un po' di polish, qua sotto, e gli reseguo il preview, viene amalgamata la forma. Se su, ad esempio, vediamo smooth, lo porto a 0, ok, meno amalgama, vicinanza, lo aumento un pochino, ok, abbasso la risoluzione, mi porto i border a 0, vado a vedere che succede. Ancora più unito la forma, dimmi. Come si chiama? Questo qui, Unified Skin, cioè, sto un po' troppo. Allora, scusate, voi andate in ZSketch, attivate in questa modalità, vuol dire che io posso fare dei tratti di sostegno. Un muscolo, cioè un tratto fa un muscolo, lo shift premuto ne conserva i ventri. La magia non è finita perché sta per arrivare. Se io faccio move, ragazzuoli, guardate cosa succede. Muovo il tratto. Quindi il tratto è successivamente editabile. Guardate, lo aggiustiamo.
e gli diciamo, no, guarda, ho sbagliato il muscolo, facciamolo un pochino più fine, e lo spostate. Se io me ne vado in modalità draw e vado in edit, e faccio ad esempio bulge, che è un altro pennello, e aumentate un pochino il tratto, lo rigonfiate dal di dentro, guardate un po', massa che lievita in qualche modo, ok? Se invece fate con move, portate dentro, e con A vedete il preview e l'amalgama che avete combinato. Non so se c'ho un esempietto, ma se con circa 400 tratti di allenamento, non ve lo assicuro, se c'è sull'umano in modalità, boh, ci proviamo. Perché in realtà, ok, vabbè, siamo stati fortunati. Allora, F. Vabbè, è solamente l'inizio, no? Quindi i pettorali piuttosto che lo sternocleidomastoideo, e poi premete A. Ovviamente il discorso che avevo fatto prima sull'unified skin vale tutto, quindi questo ha perso questa componente, ha perso questa, gli tocchiamo leggermente quest'altra e poi fate il preview. Ok, si vede un po' meglio? Qui diventa anatomia e il disegnetto di fondo, anziché essere la sagoma, sono i muscoli. Però, diciamo che si fa fare prima solamente con la sagoma grossolana e si scolpisce ed è un po' scomodo e lungo. Poi si aggiunge questo e si diventa un pochino più veloci e un pochino più semplici. Altra cosa è aggiungere disegno anatomico, quindi oppure Google muscoli del torso della cosa e li sovrapponete. Quindi diciamo che se avete la cosa mentale e siete veloci a disegnare e scolpire, non avete bisogno del disegno di fondo. E tra l'altro va spiegato in un modo. Se invece, è il mio caso, ho bisogno comunque dei disegni e dei riferimenti, e comunque vale anche per chi disegna poco o non c'è in mente quanto è grande il gomito rispetto al resto, mettete i disegni e cambiate questo progressivamente. In realtà i metodi sono quelli iniziali, queste sagome qui possono essere ulteriormente ridefinite e passate per altre robe, però diciamo che per iniziare e cominciare a scolpire o d'altro vi dovrebbe bastare. Poi c'è un'altra cosa che si chiama Dynamesh, preferisco almeno agli studenti alle cose non farlo vedere, si può bucare e fare snap, e diciamo rende obsolete delle robe, però Non è corretto farlo vedere prima di essere passati per queste cose qui, se no potete pensare che c'ho sta cosettina magica, ma in realtà se fate questa cosa tutta la roba dell'anatomia ve la perdete o non l'andate a ricercare. In realtà è una cosa che hanno aggiunto per ultimi, e comunque sia non, abbiamo detto che non si cerca il bottoncino magico, in realtà ce ne sono anche altri, tipo di fusione di sfere, oppure ad esempio avete modellato lo scheletro, il teschio, e i muscoli li vado ad aggiungere come subtool, come in questo caso, andando a mettere delle striscioline. Quindi le tecniche si possono ibridizzare e cambiare. Ce n'è anche un'altra per le automobili o le cose meccaniche. Quindi lo shadow box, che è fatto per fare le cose taglienti, e ci sono dei pennelli addirittura per fare smussi immediati, cioè si chiama hard surfacing. Però, anche se velocissimamente, avete visto i passaggi fondamentali. Interfaccia, sferetta per provare i pennelli, Z-sphere per sagomare. Ignorate completamente, se su YouTube trovate parole diverse da quello che vi ho detto, al momento ignorate, oppure seguite sui manuali questo tipo di cose. Poi Z-sphere, Z-sketch, Dynamesh, mai, solo e subito questo tipo di cose. Lo dico per esperienza, anche perché se voi lo scoprite e vi buttate su questa roba qui, è talmente più immediata o veloce, no, la ignorate, ed è inesatto. Le maschere, con le maschere si fa tutto e sono potentissime. Un po' di robe non ve l'ho fatto vedere, posso nascondere dei pezzi di oggetto, posso invertire ciò che nascondo, però il nascondere è già una cosa diversa. Le texture, lo ZBrush, le cose, c'ho qualcosa? 20 e 21? Come unire? Due sfere, due mesh. Io ho una sfera, faccio un'altra sopra, però voglio che poi diventano tutte. Dynamesh per forza. Ha detto la cosa giusta. Non posso spezzare cose e non posso fondere cose. Quindi nel momento che questa cosa però diventerà Dynamesh, cioè mesh dinamica, potrò bucare, tagliare, stirare
e ogni volta che premo la penna lui ricalcola la densità, quindi non si spezzerà mai la mesh. Però non ha senso partire dalla sfera Dynamesh e modificare l'anatomia senza passare per le Z-Sphere o cose di questo genere. O lo fa il disegnatore scultore estemporaneo che mentalmente ha una manualità assoluta. Se voi guardate i filmati e vedete solo Dynamesh, rendete obsoleto questo tipo di roba. Invece Dynamesh deve venire dopo di questo tipo di cose, assolutamente. Non fate l'errore di farlo precedere, perché vi rovinate ZBrush in maniera irrimediabile. Le texture, in realtà, se qualcuno deve andare via e non può aspettare, magari può farlo, no? Ovviamente, non vi sentite in obbligo. Se qualcuno ha qualche minuto, si ferma e si vede anche questa componente qua. Anche questa è velocissima, sono le 8:21. Allora, in realtà, l'unwrap l'hanno fatto? Aprire una mesh in unwrap? No, perché manca l'organico, quindi la testa, no? La cosa. Allora, si fa anche l'architettura quando hai delle cose molto complesse da aprire. Va bene. Allora, della base posso mettere i tratti che mi avete visto fare sui muscoli direttamente su un oggetto, quindi non solo posso pennellare muscoli sulle Z-Sphere, ma posso pennellare muscoli su un altro oggetto, quindi che posso aver modellato come il teschio o che posso aver importato. Quindi direttamente sulla base del teschio, si parte dalla bocca, dalle cose, eccetera, insomma con riferimenti all'anatomia, si mettono questo tipo di tratti. Dopodiché con A voi vedete la fusione, c'è bisogno di un po' di smooth, ma dopo di questo ci sta la pelle sopra, per cui si può arrivare a gestire, a riempire un viso semplicemente dal teschio, mettendo le bolle adipose, l'orecchio e i muscoli. Ok, quindi c'entra con le tecniche che abbiamo detto. Ctrl N o da qui new document. Ok, se voi le due cose possono andare anche di pari passo, quindi il bello di questo tool e che potete fare anche solamente texturing, e soprattutto dal momento che lo fate legato all'oggetto, ho fatto sugli occhi, tipo sì, allora dove stai? Ok, gli occhi non solo li seleziono, ma li cancelliamo anche, perché siamo crudeli. Ctrl Z. La texture la voglio fare solamente sul viso e quindi volevo togliere, ma comunque si possono anche nascondere, non solo togliere. Ok, via Lightbox, visto che, perfetto, no, non hai capito che, ok. Qui avete una roba di questo genere, quindi una cosa che si fa, lo farete e vedrete, vi ricordate anche di questo tool, perché non è facilissimo aprire una mesh e fare in modo che tutti i punti dell'oggetto siano spiattellati, la proiezione del marcatore in qualche modo. Quindi in realtà lui ha un tool e alcuni grafici 3D utilizzano ZBrush solo per fare questa cosa che vi sto dicendo io, perché è particolarmente immediata o veloce. Si va qui dentro e c'è una componente che si chiama Subtool Master. All'interno del Subtool Master, anzi scusate, ho detto male, UV Master, all'interno del Z-Plugin UV Master si fa una cosa che è quella di Work on Clone, cioè lavora sulla copia. Perfetto, lui lavora sulla copia e vi abbassa il livello di suddivisioni, non ve ne preoccupate, è un'operazione equivalente, abbiamo detto che un tool citofona le suddivisioni sull'altro, quindi non ci sono problemi. Allora, quando io vado qui dentro, posso andare a fare un Enable Control Painting. Quando ho questo Enable Control Painting, lui colora in blu, bianco e rosso. Ammettiamo che voglio aprire la testa in un certo modo per spiattellarla come si deve, quindi comunque voglio intanto dirgli una roba. Senti, sul viso è difficile dare la texture continua, facciamo come i medici chirurghi, non mi tagliare la texture del viso, dammi un contorno, quindi per favore proteggimi il viso, quindi proteggo, ok, il pennello è molto grande e già in simmetria. La simmetria, vabbè, almeno abbassiamolo, ok. Coloro di rosso tutto ciò che lui non mi deve tagliare, quindi va qui sopra e se siete accurati è un po' meglio. Comunque, non, diciamo che lo fa bene in maniera quasi magica, anche senza essere molto precisi, perché interpreta il volere, diciamo così, dell'animatore. Solitamente gli facciamo prendere anche questa
componente qua, decidete voi se volete includere o meno l'orecchio o cose di questo genere, ma insomma potete decidere quali zone non devono essere toccate, perché magari non voglio i sim, cioè i punti di giunzione che diventano difficili anche con Photoshop o in Painting da dare in continuità, e invece voglio tagliare la testa in senso buono con Attract, cioè dove deve fare i tagli. Ve lo disegnerà in blu, solitamente il tratto è un pochino più piccolo, la simmetria si può anche togliere per certi versi, in questo caso, CTRL Z, tolgo la simmetria con X, ok, vado a disegnare dove voglio che capiti il tratto. Sono disegni fittizi, il rosso e il blu e il bianco cancella il blu e il rosso, in questo caso mi servono semplicemente per dirgli dove voglio che lui esegua i tagli. Ok, sensibilissima è stata voletta, comunque ottima, Cintiq 5, ok, non serve farla continua o d'altro, basta che gli fate capire dove volete la direzione dei vostri tagli e non serve neanche essere ben dritti e perpendicolari, basta che c'è una continuità, e tra l'altro se sbagliate potete farla n volte, il software vi perdonerà sempre, per cui solamente alcuni grafici tagliano anche un po' qui sul collo, per separare meglio le patch di texture. Ragazzi, texturizzare la testa è la cosa più complessa in assoluto. CTRL Z perché voglio la simmetria. E tagliare nel senso di fare le UV, vi assicuro che con maglia, modo, tutti i tool, ce ne sono alcuni addirittura dedicati, UV Master, vi ammazzate e non sapete mai come spiattellarla. Per cui dei grafici 3D non sanno niente di ZBrush, fanno solo quello che ho fatto fino adesso io. Per aprire una mesh. Adesso quello che succederà è già finito. Basta, quindi vado in ZPlugin e faccio unwrap all. Ok, se non ci sono stati errori, posso andare in una sezione che non abbiamo visto che si chiama texture e anche UV map. Ok, ok. Ci siamo. Morph target, scusate, no, questa è un'altra cosa. Non me la vedo più, polipente per disegnare lo riprenderemo, UV paint ci siamo, ok, facciamo new texture e facciamo, vediamo un po', create from UV map, eccola qua, ok, l'ha messa in falsi colori, ma comunque mi interessava farvi vedere un'altra robetta che non vedo più. Quindi su texture vi andate a importare la texture che avevamo visto nelle robe nostre, cioè vi ricordate la presentazione? Quindi, allora, di Cultured e workflow, insomma la cosa è, qui c'entra lo snap, vi ricordate lo shift che snappa? Se no vi perdete, no? Quindi con Z si toglie, shift Z mi sembra, o CTRL Z, vi torna la mappa. Okay. Perché me l'hai fatto così? Si sa. Allora, Z, perfetto, Shift Z lo toglie, ok, in questo modo proietto, volevo solamente fare un color che non fosse per forza tipo quello, e soprattutto l'oggetto deve essere blu suddiviso, quindi geometry, divide. Un po' di volte perché questo è un limite rispetto ad altri software, ad esempio Madbox è superiore a ZBrush solo in questo, che il trasferimento della mappa è tanto più fedele quanto avete suddiviso l'oggetto. Quindi quello che... Ok, dopodiché io tolgo con Z la ghiera di posizionamento, vado in modalità RGB o Material RGB, questo è il colore, questo è il materiale, questo è solo il colore, solo il materiale e tutti e due. Spesso e volentieri le attivo in maniera da non avere problemi, ma non dovete sbagliarvi anche con ZAdd e ZSub, perché altrimenti il vostro pennello scolpisce. Quindi solitamente si toglie la componente di scultura. Però vi dico anche che volendo, sempre alla fine e non te ne accorgi mai, che volendo potete anche scolpire mentre disegnate. In maniera che il disegno c'è anche un po' di rilievo, volendo. Quindi, l'ho già fatto.
quindi volevo toglierlo del tutto perché stai lì dentro benissimo. Ho fatto solo tre tratti e cose anche piuttosto grossolani, no? Ma chi vede un V e sa di texture non considererà questo impagabile. Non somiglia più a quello centrale, però, e lo potete fare anche su cose architettoniche in qualche modo, per cui poi lo giri, insomma, adesso va affinato, però vi fa capire quanto ci mettete, oppure, ma anche uno bravo e veloce in Photoshop, ma non si fa più un Photoshop, o Mario o lui. Per cui, magari ZBrush anche solo per fare text, se vi piace, vi piacciono i materiali, e tra l'altro ZBrush c'ha anche le luci, fa anche il rendering, inserisce luminosità, c'ha materiali, quindi volendo dei rendering neanche così male si possono fare anche qui dentro, però poi non si possono esportare. Con Z lo portiamo dentro Mario con tanto di texture, vabbè, comunque vi basta fare questo e lui, da preferenza se ve lo potete anche cambiare con Max, Maya, eccetera, se ne va dentro Maya, cioè, ma ci mette un po' per salvarlo, si porta anche la mappa e si porta anche l'UV. E non lo mettiamo